I progetti per la realizzazione della chiesa di San Francesco iniziarono nel 1215, quando il santo fece tappa ad Atri nel suo viaggio che dall'Aquila lo stava portando a Penne. Però per veder effettivamente iniziata la realizzazione della chiesa bisognò aspettare 1226. All'epoca la chiesa di San Francesco fu la prima dedicata proprio al santo in Abruzzo ed era addirittura la chiesa più lunga d'Abruzzo con i suoi 130 metri di lunghezza, che poi, come vedremo, si diminuirono a seguito del terremoto del 1690. Uno dei principali fautori per la costruzione di questa chiesa fu Fra Filippo detto il Longo, probabilmente per la sua altezza molto elevata all'epoca. Fra Filippo il Longo era uno dei sette compagni di San Francesco. Il terremoto del 1690 distrusse tra le altre cose proprio la chiesa e la contemporanea cessione del convento, reso inagibile alla famiglia Vecchioni spostandolo sul lato opposto, permise poi anche la ricostruzione della chiesa stessa, facendola realizzare dall'architetto milanese Giovanni Battista Gianni, che la fece più piccola della precedente, a una sola navata e sopraelevata rispetto al piano stradale. Nella parte superiore della facciata possiamo ammirare una meridiana e una finestra in stile barocco, ma realizzata però in epoca moderna. Il campanile è del XIII secolo e ospita al suo interno la campana più antica d'Abruzzo, datata 1265. Inizialmente a destra della chiesa di San Francesco era presente il convento francescano, che assunse ben presto una grandissima importanza, venendo messo a capo nel 1260 proprio della cosiddetta Custodia Adriensis. Nei secoli seguenti i francescani entrarono in una sorta di conflitto artistico ed economico con i frati domenicani, anch'essi presenti in città e che riscuotevano molto successo. Per cercare di recuperare fedeli e seguaci, i frati francescani iniziarono a fare delle modifiche alla chiesa, la resero a tre navate, realizzarono anche il ponticello che si vede qui su via Probi, che collegava appunto la chiesa e il convento. Nel 1776 i francescani fecero apporre ulteriori modifiche, delle quali quella più importante è sicuramente la scalinata a doppia rampa con balaustra in pietra di pretoro. Al termine delle scalinate vi è una riproduzione della grotta di Lourdes. Siamo all'interno della chiesa di San Francesco di Atri. Quella che possiamo vedere è come appare la chiesa dopo la ricostruzione avvenuta nel XVIII secolo a seguito del tremendo terremoto che colpì Atri e l'Italia centrale nel 1690. Come possiamo vedere, attualmente quindi la chiesa è a una sola navata. Al posto quindi delle due navate preesistenti furono realizzate diverse cappelle votive, realizzate in parte da artisti lombardi, in parte da artisti napoletani. Sono presenti all'interno della chiesa anche due cappelle più piccole, la Cappella dell'Addolorata, nella quale vi è proprio una statua della Madonna dell'Addolorata, che fino al 1940 era portata in processione durante il Venerdì Santo. E inoltre c'è la Cappella del Sacro Cuore di Gesù, ricavata negli anni 60 del Novecento dalla Cappella del Sacramento, e la cui nicchia conserva ancora stucchi settecenteschi. Qui siamo invece sull'altare maggiore della chiesa di San Francesco, che è un'opera abbastanza recente rispetto al resto della chiesa, in quanto fu realizzato questo nuovo altare, possiamo dire, nel 1936. La chiesa di San Francesco nel 1902 divenne monumento nazionale. Giacomo di Lisio fu sicuramente uno dei personaggi più importanti della storia atriana tardo-medievale e rinascimentale. Fu personaggio particolare Giacomo di Lisio. Morì presumibilmente nel 1415, anche se la sua lapide riporta come data il 1400, ma è praticamente acclarato che se la fece costruire quando egli era ancora in vita. Non avendo figli, Giacomo di Lisio nel suo testamento destinò la maggior parte dell'enorme ricchezza che aveva accumulato ai frati conventuali di San Francesco ad Atri. Fu persona molto dotta, fu medico, filosofo, poeta, visse appieno la vita cittadina, nonché eravamo anche molto abbiente, collezionista di manoscritti latini, greci e arabi. Da molti storici è ricordato anche come l'ultimo podestà di Atri, prima dell'avvento degli Acquaviva.
Il sepolcro di Giacomo di Risio era inizialmente posizionato all'interno della chiesa di San Francesco, per poi essere spostato qui al di fuori a seguito della ricostruzione che avvenne nel 1690. E lo possiamo vedere qui sotto l'arco a fianco alla chiesa. È soprannominato dagli adriani Lumamoc, Lumamoc che letteralmente significa il bambino, il pupazzo. Era evocato dalle madri per far spaventare i bambini, per farli andare a dormire a letto presto la sera, dicendo che se non facevano i bravi sarebbe arrivato Lumamoc a prenderli. O ancora era usanza dei ragazzini adriani cercare di vincerne la paura correndoci davanti.